Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. Primo contatto con il ministro turco sulla vertenza Pernigotti. Lo ha confermato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che l'altro giorno è stato in visita in provincia di Alessandria. Ma intanto c'è sempre più attesa per la convocazione della proprietà del marchio dolciario Novese da parte del premier Giuseppe Conte, che nei prossimi giorni scriverà ai fratelli Toxos. Tutto questo mentre prosegue davanti allo stabilimento novese il presidio permanente dei lavoratori, quindi gli ultimi aggiornamenti da Ketty Porceddu. Inizia a fare freddo alla Pernigotti di Novi Ligure, dove gli animi caldi stemperano un po' le prime giornate frizzanti invernali. Ciò nonostante i lavoratori non mollano e continuano a presidiare la fabbrica in attesa che il governo metta in pratica quello che ha promesso la scorsa settimana durante il tavolo di crisi straordinario al quale ha partecipato il viceministro Di Maio. Per rimarcare ulteriormente le sue parole, vale a dire che produzione e marchio devono restare in Italia, salvaguardando così i posti occupazionali, le parti con tutte le sigle sindacali, con l'instancabile sindaco Rocchino Muliere e l'onorevole alessandrino Federico Fornaro, si sono ritrovate davanti alla prefettura di Alessandria e poi anche dal prefetto, che dal canto suo ha dichiarato la sua disponibilità a farsi da garante con lo Stato. Che è nostra volontà della città di Novi, dei lavoratori, delle forze sindacali, che non possiamo accettare questa strategia, questa imposizione di esternalizzare la produzione dello stabilimento di Novi verso altre aziende. E ribadiremo che non ci sarà e non ci sarà più la Pernigotti senza questo stabilimento e lo stabilimento nella città di Novi. La Pernigotti è legata alla città di Novi, è legata allo stabilimento di Novi, è legata ai lavoratori dello stabilimento di Novi. E questa richiesta del Presidente del Consiglio di incontrare la famiglia turca proprietaria della Pernigotti, come dire, dimostra in un quadro unitario che deve rimanere unitario tra le forze sindacali, tra i lavoratori, tra le forze politiche, tra le istituzioni, che insomma Pernigotti non è un problema di Novi, non è un problema minimale, è un tema italiano. Aver alzato ed essere riusciti ad alzare in questa dimensione credo che possa aiutare. Ovviamente, come ho detto anche in occasione del Consiglio Comunale Aperto, non è una battaglia semplice. Però se si riesce a mantenere l'unità, e l'Italia a questo punto che ha di fronte la famiglia Toxos non ha soltanto i lavoratori. Cambiamo argomento. Yolanda Romano si è dimessa dalla carica di commissario per il Terzo Valico. Lascio una macchina che funziona, che ora può guidare qualcun altro, ha affermato. Questo è il senso della mia decisione. Si tratta di una scelta professionale dettata dal desiderio di intraprendere nuove sfide e che è stata condivisa con il Ministero. Così, in una nota, Yolanda Romano spiega le proprie dimissioni da commissario. In una nota, appunto, fa il punto dopo 3 anni di lavoro e afferma di sentire di aver raggiunto il suo obiettivo, che era quello di porre l'accento sul come accompagnare la realizzazione di un'opera esclusivamente nell'interesse pubblico. I metodi applicati con la grande collaborazione di tutti gli enti, basati su partecipazione, ascolto del territorio, mediazione dei conflitti e trasparenza, hanno dimostrato di funzionare anche alla scala di una grande infrastruttura. Ma d'ora in poi, ha concluso la Romano, per partire con il piede giusto bisognerebbe applicare la nuova legge sul dibattito pubblico. Siamo alla cronaca massacra di botte, un giovane coetaneo per strappargli il cellulare. Giudizio immediato per un alessandrino accusato di rapina aggravata e lesioni. Emma Camagna. Tanta violenza per un cellulare. Se ne è reso responsabile a settembre Giuseppe Arcidiacono, 20 anni, Alessandria, che sebbene così giovane ha già combinato guai. Gli inquirenti lo definiscono di indole pericolosa. La procura di Alessandria ne ha chiesto il giudizio immediato per rapina aggravata e lesioni. L'aggredito, infatti, ha riportato ferite con prognosi di 30 giorni, ma ancora non si è ristabilito. Arcidiacono, arrestato a ottobre, resta in carcere. Ha confessato lo strappo del cellulare, attribuisce le lesioni a una scazzottatura con la vittima. Il fattaccio risale alla sera del 9 settembre, verso le 21, in via Marsala, dietro la cattedrale.
adocchiato il suo coetaneo che portava a spasso il cane, lo avvicinò strappandogli il telefonino. La vittima cercò di riprenderselo, fu atterrata con un potente pugno e colpita ancora a lungo mentre era per terra raggomitolato su se stesso. Per fortuna un uomo sul terrazzo al primo piano di un edificio di via Marsala, resosi conto dell'accaduto, si mise a urlare con tale energia da costringere il rapinatore ad allontanarsi. La vittima, sanguinante e ferita, fu portata in ospedale. Riconobbe l'aggressore, il cui volto figura nelle foto segnaletiche, proprio perché non è nuovo a fatti di cronaca, che rintracciato dopo un paio d'ore fu solo denunciato essendo trascorsa la flagranza. L'ordine di custodia cautelare è scattato a fine ottobre dopo che in corso di indagini sono emerse la maggiore gravità delle lesioni causate e la personalità dell'aggressore. È stato affrontato il tema della sicurezza nell'ultimo Consiglio Comunale di Ovada. Fra i punti all'ordine del giorno è infatti la variazione di bilancio per l'installazione di nuove telecamere. Sentiamo Fabrizio Mattana. Fra i sei punti all'ordine del giorno dell'ultimo Consiglio Comunale di Ovada spiccava l'approvazione del regolamento per la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del territorio. Nell'ambito di una variazione di bilancio, anch'essa approvata, sono stati stanziati 50.000 euro che vanno ad aggiungersi ad altri 208.000 come investimento per la sicurezza. Ovada, che già da alcuni mesi ha installato telecamere agli ingressi della città, ora vuol presidiare anche il centro storico, iniziando dai varchi principali per arrivare ad un controllo completo, eliminando altresì le attuali antiestetiche barriere, spesso rimosse da automobilisti indisciplinati che accedono comunque alla ZTL sperando di farla franca e spesso ci riescono, considerando che le forze dell'ordine, comunque ridotte all'osso, non possono garantire il controllo costante nelle aree chiuse al traffico. Altro punto importante all'ordine del giorno è l'approvazione del nuovo regolamento edilizio, che è stato inserito nella normativa formale prescritta dalla Regione Piemonte. Altri punti, oltre alla variazione di bilancio, la convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale e la nomina del nuovo revisore dei conti per il prossimo triennio. Polemiche delle minoranze, in particolare di Patto per Ovada, su altri spinosi temi per loro urgenti da affrontare, come la questione Samu e il polisportivo Gerino. Il sindaco Lantero a questo punto ha redarguito alcuni esponenti seduti ai banchi dell'opposizione, invitandoli a non uscire dai temi che dovevano essere affrontati nella serata. Ad Alessandria il lunghissimo periodo privo di piogge del 2017 causò un'emergenza idrica che costrinse l'AMAG a rifornire alcune zone dell'Aquese per parecchi mesi. Tre autobotti da 14.000 litri d'acqua che per 15 volte al giorno si sono recati a rifornire le popolazioni locali. Ne seguì una richiesta di stato di emergenza e che adesso è stato riconosciuto e finanziato. Servirà a raddoppiare l'invaso di Ponzone del Brick Berton e a risistemare la rete idrica. Il lavoro sarà fatto in collaborazione con AMAG e Comune di Ponzone, che si sono trovati a Palazzo Ghilini ad Alessandria per firmare il protocollo d'intesa insieme ad EGATO 6. Quest'ultima compete la gestione idrica della zona del Begua, ma più particolari nel servizio di De Vinci. Un momento importante dopo l'emergenza idrica sofferta nel 2017 per l'intera provincia, grazie alla collaborazione di tutti. Sì, diciamo, oggi si è dimostrato che col gioco di squadra siamo riusciti a ottenere un risultato importante per il nostro territorio e per i nostri cittadini, quindi non possiamo che esserne tutti orgogliosi. Come abbiamo detto prima, è solo un punto di partenza, perché questo permette di risolvere alcuni problemi, non tutti. L'emergenza idrica del 2017 qui potrebbe essere servita alla ripartenza di un progetto più ampio, più importante per migliorare la rete idrica. Esattamente, è proprio quello che ha detto. Noi qui abbiamo gestito tutti insieme un progetto industriale che vede una comunione di sforzi tra politica, sindaci e il gestore idrico e l'ATO, a conferma che se le cose vengono fatte insieme i risultati ci sono. E AMAG non è solo l'azienda che fa redditività e che investe gli utili sul territorio, ma anche un'azienda che ha
chiaro in testa il proprio ruolo di solidarietà verso un territorio come quello della Valle Bormida, dell'Alta Valle Bormida, molto molto problematico da un punto di vista della crisi idrica. A Ponzone siamo circa 1000 residenti durante il periodo invernale, siamo circa 10.000 abitanti nel periodo estivo. Abitanti che hanno bisogno di risposte. L'acqua è una delle risposte principali che abbiamo quotidianamente nel comune. Avere un secondo bacino per rimarginare le carenze idriche è eccezionale per me, è essenziale soprattutto. Io ringrazio veramente tutti quelli che hanno collaborato a questo progetto e ringrazio soprattutto i miei predecessori che avevano già questa idea, come ha detto l'ex sindaco Giardini 20 anni fa, di fare questa cosa. Abbiamo trovato i fondi, forse ci riusciamo, sono soddisfattissimo. Ricordo invece i momenti del tavolo di crisi idrica del 2017, la difficoltà, le preoccupazioni e quindi vedere concretizzarsi quelli che all'epoca erano progetti. Questo dimostra anche che se c'è unità tra le istituzioni, i parlamentari, si possono raggiungere risultati concreti nell'interesse del territorio e dei cittadini. Era una battaglia che non era facile, ma l'abbiamo vinta. E ci sono stati assegnati questi 9 milioni e mezzo, di cui l'80% dalla provincia di Alessandria, per provvedere all'emergenza, ai primi interventi, ma soprattutto per iniziare a mettere in sicurezza tutto il sistema idrico provinciale, che ha delle zone di forte criticità. Istituzioni locali, a partire dalla provincia, dal comune di Ponzone, ad Amag, che è un'azienda invece, e con la collaborazione della regione e dello Stato noi siamo riusciti ad ottenere un risultato che consiste in un servizio non solo per i cittadini di Ponzone, ma per tutti i cittadini dell'Acquese e della provincia di Alessandria. La scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Alessandria si candida al Luogo del Cuore per il FAI, il servizio di Franco Capone. La scuola allievi della Polizia di Stato Antonio Cardile di Alessandria è candidata per il FAI di Alessandria al Luogo del Cuore. Lo ha ufficializzato Ileana Spriano, rappresentante del Fondo per l'Ambiente Italiano, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nell'aula studi della caserma di polizia, alla presenza del questore Michele Morelli, del comandante della scuola Michele Mollo e del dirigente della sezione volanti della questura Valentina Ferrareis. Dopo il straordinario successo ottenuto al FAI alessandrino del riconoscimento della cittadella di Alessandria, i volontari del FAI sono tornati a chiedere il supporto dei cittadini per portare in alto la classifica in candidatura di una struttura che per anni è stata ed è simbolo di Alessandria. Perché firmare? L'interrogativo, ha detto Ileana Spriano, perché parliamo di una realtà molto amata dagli alessandrini e da migliaia di allievi che hanno frequentato e continuano a frequentare la scuola, dotata fra l'altro di una magnifica piscina aperta anche alla cittadinanza per allenamenti e riabilitazione fisica. Nel suo intervento, il questore di Alessandria ha ricordato i meriti ottenuti dalla scuola Cardile, che dal 1961, quando era sede del 14° reparto mobile, venne convertito in scuola allievi guardie di pubblica sicurezza. Il direttore dell'istituto, il colonnello Michele Mollo, ha ricordato poi tanti interventi fatti in favore delle popolazioni italiane dagli allievi, senza mai dimenticare quello del 1994, il 6 novembre, quando intervennero in massa per aiutare la popolazione dal terribile alluvione che devastò non solo Alessandria ma tutto il Piemonte. Per questo e per altri motivi ha invitato tutti a firmare il riconoscimento alla scuola di polizia candidata dal FAI come Luogo del Cuore. Un viaggio invece nel cuore di Novi Ligure e nei suoi anni 60 lo ha fatto lo scrittore ed ex sindaco della città Lorenzo Robbiano, che ha presentato la sua ultima fatica letteraria. Vedi anche a Neve. Un figlio, Andrea, interpreta parole e pensieri del padre, Lorenzo Robbiano. Insieme, in uno dei luoghi simbolo di Novi, il cinema moderno da poco restituito alla città, hanno presentato il libro Novi nel cuore, erano gli anni 60, coinvolgendo il pubblico in un viaggio di musica e di teatro. I nostri genitori ci portavano a spasso in una città piena di cantieri, ci mostravano i palazzi che crescevano ogni giorno, senza limiti di altezza, svettanti verso il cielo fino a quando il sindaco dichiarava «Basta così!».
lo show scorre veloce. Vengono ripercorsi i cambiamenti della città durante gli anni del boom economico. Novi allora aveva assistito ad un massiccio arrivo di persone dal sud e dal Veneto, circa 6.000. Questo fenomeno migratorio ebbe un impatto notevole sulla cittadina. C'era bisogno di costruire case e scuole. Sono di quegli anni, ad esempio, le palazzine dello Scabbiolo, ma non solo, si realizzarono anche opere pubbliche come la piscina comunale, lo stadio Girardengo, due luoghi fondamentali per l'aggregazione dei novesi. Negli anni 60 eravamo ragazzi, nati qualche anno dopo la fine della guerra. Non avevamo conosciuto quel periodo disastroso, assaporavamo però il gusto della democrazia e della libertà, anche se non eravamo perfettamente consci di cosa volesse dire. Il contributo musicale della presentazione spettacolo è stato curato da Franco Orlando ed Enzo Abruzzese con un repertorio del periodo narrato. Questo ragazzo della via blu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse. E quel tocco di teatro in più l'ha dato proprio Andrea Robbiano, che è attore teatrale. Siamo alla pagina sportiva, il calcio, i grigi perdono in trasferta contro l'Entella. Dopo un buon primo tempo, il crollo nella difesa. Tra poco tutti i particolari nel servizio curato da Fabrizio Mattana, subito dopo le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni.